Dai quaderni di Maria Valtorta, 1 marzo 1944, seconda parte, Gesù commenta il martirio delle sante Perpetua e Felicita. Dice Gesù: questo è il martirio della mia martire Perpetua, della sua compagna Felicita e dei suoi compagni. Rea di essere cristiana, catecumena ancora, ma come intrepida nel suo amore. Al martirio della carne, ella ha saputo unire quello del cuore e con lei Felicita. Se sapevano amare i loro carnefici, come avranno saputo amare i figli loro? Erano giovani e felici nell'amore dello sposo e dei genitori, nell'amore della loro creatura. Ma Dio l'ha amato sopra ogni cosa. Ed esse lo amano così. Si strappano le loro viscere, separandosi dal loro vicino, ma la fede non muore. Esse credono nell'altra vita, fermamente. Sanno che essa è di chi fu fedele e visse secondo la legge di Dio. Legge nella legge è l'amore. Per il Signore Dio, per il prossimo uomo. Quale amore più grande di dare la vita per coloro che si amano, così come l'ha data il Salvatore per l'umanità che mi amava. Esse danno la vita per amarmi e per portare altri ad amarmi e possedere per sciogliere la mia. Esse vogliono che i figli e i genitori, gli sposi, i fratelli e tutti coloro che esse amano di amore di sangue, di amore di spirito, i carnefici sono questi, poiché io ho detto, amate coloro che mi perseguitano, abbiano la vita al mio regno, per guidarmi a questo mio regno, tracciano con loro sangue un segno che va dalla terra al cielo, che splende, che chiama. Soffrire, morire, cosa è? È l'attimo che fugge, mentre la vita eterna resta. Nulla è quell'attimo di dolore rispetto al futuro di gioia che lo attende. Le fiere, le spade, che sono? Benedette siano esse che danno la vita. Unica preoccupazione, poiché chi è santo lo è in tutto, di conservare la pudicizia. In quel momento, non della ferita, ma delle vesti scomposte hanno paura. Poiché se vergini non sono, caro Valtrame, sposate, sono però sempre delle puniche. Il vero cristianesimo dà sempre verginità di spirito. La mantiene questa bella purezza anche laddove il matrimonio e la prole hanno levato quel sigillo che fa dei vergini degli angeli. Il corpo umano lavato dal battesimo è il tempio dello Spirito di Dio. Non va dunque violato in vereconde mode e in verecondi costumi. Dalla donna, specie dalla donna che non rispetta se stessa, non può venire che una prole viziosa. È una società corrotta dalla quale Dio si ritira e nella quale Satana ara e semina i suoi tipi che li fanno disperare. Ecco, questo è un brano breve, ma oltremodo intenso, cerchiamo di andare a ripercorrere anche se è molto molto chiaro. Numero uno, particolare: Perpetua era ancora catecumena, chi non sapesse, penso lo sappiate, però magari anche chi ascolterà il video qualcosa del genere potrebbe non essere molto chiaro. Catecumeni sono le persone, quelle che
catechesi, in formazione prima di ricevere il battesimo, non ancora battezzati, ancora a quei tempi, siamo attorno al 250 dopo Cristo, continuo in queste sante donne, ancora a quei tempi era molto diffuso il battesimo degli adulti, il battesimo dei bambini cominciò ad essere quasi l'unica cosa dopo che il cristianesimo divenne religione di Stato, quindi prima con Costantino e poi con Teodosio, imperatori. Anzitutto Gesù fa un grande elogio dell'amore perfetto di queste due donne. Dice che amavano tanto il loro sposo, che amavano tanto i loro figli e che amavano tanto il loro genitore, ricorderemo nel trascorso tutta quanta le suppliche fatte dal padre di perpetua la figlia, dicendo che terrazza di Dio è quello che ti va a chiedere di far rendere orfano figlio e di darmi un dolore del genere. Io divento ateo, d'accordo, se tu fai una cosa del genere. Gesù dice una cosa molto semplice: Dio va amato sopra ogni cosa, lo ha detto nel Vangelo. E qui tutti quanti noi dobbiamo sempre provarci, e l'ho detto in tante meditazioni catechesi sulla divina volontà, perché dopo quando le cose si fanno serie bisogna vedere quanto siamo stati seri, oppure quando il gioco si fa duro e qui cominciamo a giocare. Nel silenzio della nostra preghiera noi sappiamo dire al Signore: tu vali più di mio figlio, tu vali più di mio padre, tu vali più di mia madre, più di mio marito, di mia moglie. Gesù l'ha detto chiaramente nel Vangelo: chi viene a me e non odia suo padre, adesso con la traduzione ama suo padre più di me, va bene, per studiare lo seminismo, io la parola di memoria nella forma antica, quindi non era uguale. Chi viene a me non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, i campi e perfino la propria vita non può essere mio discepolo. Sono parole di Gesù. Gesù è la parola di Dio, quindi quando parla sa usare bene la parola e sa calibrare bene. Quindi la vita cristiana poi richiede questo ordine. Amare Dio più di un figlio. Questa è la prima cosa. L'altra cosa, credono nell'altra vita fermamente, qui anche in quest'altra seconda lettura di questa sera. C'è un piccolo ego di quello che ho detto alla mia di questa sera, non ci crediamo che esiste l'altra vita, tanto che sono tutti quanti terrorizzati dalla morte. Ci crediamo nella risurrezione della carne, oggi festeggiamo l'assunta in cielo, la donna ci sta già nella pienezza della gloria, non ci staremo alla fine, ma guardate che non è uno scherzo dei morti, che sono tutti quanti. Cioè, sappiamo bene che il nostro Dio è un grande perché ci lascia liberi. Ma la libertà non può mai andare contro la verità, non può negarla. Possiamo fare quello che vogliamo. Ma quando muoviamo, sempre davanti a Dio dobbiamo trovarci. E alla fine del mondo il corpo lo riprendiamo, possiamo vedere se prendiamo un corpo glorificato per potere eternamente, o il corpo dannato, che avrà come unica proprietà quella di non poter più morire. Quindi di essere un ricettacolo eterno di tutte quante le forme di specie di dolore. Insomma, non è una bella prospettiva, ma non c'è niente da fare. La libertà è una bella e una grande cosa, e noi dobbiamo amarla tanto e difenderla, giusto dirla, come ho detto, lo ripeto, non permetterà a nessuno che ce ne privi per nessun motivo. Non metterla in vendita per nessuna ragione, però la libertà comporta anche delle grosse responsabilità. È bello essere liberi, è bello esercitare la libertà, ecco, ma le nostre scelte hanno delle conseguenze, sempre, in questa e nell'altra vita. E anche questo dobbiamo sempre tenere presente.
Dio si dispiace se entro così. Sono quei momenti in cui bisogna fare una grande overdose di pazienza. Gesù dice: il vero cristianesimo dà sempre verginità di spirito. Questi non sono vergini, non sono come le suore di clausura che non ha mai visto nessuno nudo e che perdonate, insomma, se sono così esplicito, se sono sposate, non li figli. Ma un conto è mio marito, un conto è la folla, delle persone, ecco così. Su questi cristiani sono sempre stati molto, molto chiari, cioè una persona che ci vede perché ha questa vocazione, così come il nostro Signore ci ha fatto nei momenti qualificati per farlo, non in altri, e basta. Per il resto è mistero. E Gesù dice: il corpo umano, quando la battesima è dentro dello Spirito di Dio, quindi evidentemente riecheggia quello che lui stesso ha detto per mezzo della bocca di San Paolo, proprio testuali parole. Non sapete che il corpo è tempio dello Spirito Santo, dice San Paolo, nel contesto della lettera ai Corinzi, in cui parla della fornicazione e dell'impudicizia. Non va dunque violato con invereconde modi e invereconde costumi. E poi dice delle cose molto, molto forti. Le donne possono anche arrabbiarsi. È sempre meglio piuttosto che arrabbiarsi, pensare ed eventualmente umiliarsi. Dice Gesù: dalla donna, specie dalla donna che non rispetta se stessa, perché chi va in giro mezzo nudo, oltre che non rispetta il prossimo, non rispetta se stesso. Perché non è rispettare se stesso, non segnarsi sotto gli occhi di chiunque ti guardi con chissà quali pensieri, è autorizzare chiunque mancare di rispetto verso se stessi, e quindi mancare di rispetto verso se stessi. Ma attenzione, può darsi che qualcuno ci manchi di rispetto, come dire, facendo una prima negazione. In quel caso il nostro Signore vuole che ci umiliamo e accettiamo la mancanza di rispetto, ma noi non dobbiamo dare il permesso a nessuno di mancarci di rispetto. E come noi ci presentiamo in giro, parla e come. Poi pensate a un sacerdote che sta vestito in abito talare, o uno che sta vestito in pantaloncini e camicia hawaiana, senza voler fare niente. Quindi sono messaggi, no? Che si danno. Chiaro che si muova, ma tante volte qualcuno che ti incontra per strada, che stai vestito così a sfregio di bestemmia davanti, fanno cose di questo genere, no? Questo può succedere. Certi stili sono come un dire: tu mi puoi trattare in un certo modo, perché, capite? Stessa cosa vale nel vestire non conveniente, non decente al femminile. Uno sta dicendo, tra l'altro, anche se non ci pensa, io non sono una persona, non ho nessuna qualità, quello che ho da offrire al prossimo è qualche bellezza da godere per farci qualche ricamo sopra, insomma. Non è una bella cosa, insomma, che si dice, no? Però non è anche una bella cosa da pensare, la bellezza di una persona, la cosa più bella di una persona è l'interiore. Quindi Gesù dice che da questa donna che non rispetta se stessa non può venire che una prole viziosa, figli immersi nei vizi. Non solo, una società corrotta. Io sono sempre stato convinto che i livelli molto bassi a cui siamo arrivati dipendono da questo, nel senso che il diavolo intelligente, per corrompere la società deve corrompere i costumi, per corrompere i costumi deve corrompere le donne. Perché chi è donna, io sono maschio, insomma, sa bene che gli uomini sono sempre un po', non tanto per la quale, chi regge le redini della moralità della donna, perché l'uomo può essere un uomo.
così, cioè non è che non vuole dire è così. Bello, sbagliato, giusto, mi piace, non mi piace. Io raccomando sempre alle persone, quando si affrontano i problemi, di cercare di vedere la realtà, di confrontarsi con i fatti, con le situazioni, con quello che sono, prima di qualificare. Prole viziosa, società corrotta, dalla quale Dio si ritira e nella quale Satana ara e semina i suoi tripoli che vi fanno disperare. Tutto questo dipende dalle mode per il mondo. Possiamo fare anche se si va a leggere qualche cosa, qualche scritto e detto di Padre Dio, che certamente non era l'ultimo sconfitto, l'ultimo arrivato, questo che si dimostra un po', secondo me. Ed è incredibile come qualcuno lui disse, lo sappiamo, stiamo qui penso che l'abbiamo sentito dire tante volte, cioè fino a quando ci sto io me la vedo io con il diavolo. Quando poi me ne andrò, Dio aiuti. Padre mio muore il 23 settembre del 1968, ma manco 15 giorni dopo c'è stata la rivoluzione sessuale. Cioè, da cui è partito proprio la precipitazione, come dire, pazzesca sotto questi punti di vista. Un paio di anni dopo, il primo film porno nel senso stretto, ma penso che sappiate. Manco bene parlare di queste cose, insomma, chi ne sa, cospetto dell'Altissimo per farlo vomitare, però per capire benissimo, cioè la corruzione dei costumi non è una cosa da usare perché c'è là, insomma, fa troppo. È un problema più serio di quanto si pensi, ed è importantissimo che chi ha capito e interiorizzato certe cose non abbia paura. Umilmente, senza arma, di dare segni, testimonianze coerenti, sapendo che molto spesso non si viene compresi, si viene delisi, però 100 delirono, 2 pensano, e noi ci accontentiamo sempre di quello che pensano, non degli altri 100 delirono, perché goccia dopo goccia si fa luce.